Ritorniamo con questa domenica al cammino del tempo ordinario, dopo la Quaresima, dopo il tempo pasquale, le grandi feste della Pentecoste, della Trinità e poi del corpo del Signore, si ritorna a quello che è l'anno liturgico e siamo alla undicesima domenica del tempo ordinario. Ci viene presentato un brano del Vangelo di Marco. Dice il Vangelo secondo Marco: in quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dormo vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno della spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape, che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Le parabole del regno. Il regno di Dio che Gesù ha annunciato fin dall'inizio del suo ministero indicava che il Signore era giunto in mezzo a noi, proprio con la sua presenza, e dove c'è Dio, e regna Dio, c'è pace, c'è giustizia, c'è amore, c'è salvezza. Quindi l'annuncio del regno era un annuncio positivo, di grande fiducia e di grande speranza nell'azione storica, concreta anche di Dio. Perché Gesù si è fatto uno di noi, ha assunto pienamente tutta la nostra vita. E queste parabole allora vogliono presentare attraverso degli esempi molto semplici, tratti dalla natura, tratti da quella realtà che era visibile e di cui vivevano, si può dire, gli ascoltatori di Gesù, contadini, quindi sapevano bene che cosa significhi seminare, che cosa significhi raccogliere. Cose per noi, una civiltà così un po' tecnologica, le cose sono un po' cambiate, ma noi sappiamo che senza il pane non si vive, potremmo dire, e quindi resta pur sempre un riferimento esperienziale forte questo alla campagna, all'agricoltura, alla coltivazione della terra, quello che ci fa Gesù attraverso queste parabole. E allora due parabole che presentano che cos'è il regno. La prima parabola ci racconta di quest'uomo che getta il seme sul terreno. Il suo lavoro, la sua fatica sta nel gettare il seme nel terreno. Poi non è lui che fa crescere. Può dormire, può vegliare di notte. Il seme germoglia di per sé perché ha dentro di sé la forza della vita. Se io tengo un chicco di grano in mano, ha la potenza della vita, ma non germoglia e neanche cresce. Ma se lo metto nella terra, rivestito appunto di tutti i sali che ci sono nella terra, comincia subito a crescere e germoglia e diventa poi anche una spiga con tanti altri chicchi di grano. Però aggiunge Gesù: non sa mica, ecco, il contadino come mai succede questo. Certo, dal punto di vista scientifico, dal punto di vista di ricerca, abbiamo ormai tante conoscenze, però sono sempre spiegazioni valide, ma fino a un certo punto. Sappiamo che poi la terra, il cielo, il tempo, non è facilmente, ecco, valutabile, c'è sempre un grande mistero in questo, no? Comunque, il terreno produce spontaneamente prima il telo, poi la spiga, il chicco di grano. Quando poi tutto è maturo, allora si miete. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il dono grande che il Signore ci ha fatto della vita è proprio un seme che è stato gettato nel terreno della nostra esistenza, il dono del battesimo.
È questo seme, il dono della parola di Dio, il dono dell'Eucaristia, il dono di una famiglia. Sono tutti semi gratuiti in qualche modo che sono stati seminati in noi. Se abbiamo un terreno fertile, come è questo di cui ci parla Gesù, non dobbiamo preoccuparci di come questo seme cresce. Certo, dobbiamo metterci buona volontà nell'accoglierlo, ma ha la potenza della vita in se stessa. E come tale ci dà la forza e la capacità e la possibilità di farlo crescere sempre di più. C'è bisogno allora di grande fiducia. Io lo dico sempre anche ai nostri catechisti, come anche ai genitori: tu semini il bene nel cuore di tuo figlio, ecco, di un ragazzo, di un giovane, di una persona, cioè semini la parola di Dio. Poi non devi andare là sempre a vedere in qualche modo se questa parola cresce o non cresce, a preoccuparti. Se tu hai seminato bene, certamente, ecco, e il terreno ovviamente è accogliente, fruttificherà, perché è Dio che fa fruttificare. C'è un'espressione molto bella nell'Epistola, lettera ai Corinzi di San Paolo, che a questa comunità che aveva ricevuto il Vangelo proprio dall'Apostolo, poi erano andati altri seminatori, altri, diciamo, predicatori, tra cui Apollo, si chiamava così, che predicava molto meglio di Paolo, a quanto pare. E allora si era divisa, avevano fatto delle specie di partiti, dicevano: io sono di Paolo, io sono di Apollo. Chi diceva: no, io sono di Pietro, Pietro, primo apostolo. Ecco, alcuni: io sono di Cristo. Diceva: ah, Cristo non è diviso, diceva l'apostolo Paolo. E poi chissà chi è Pietro, chi è Paolo, chi è Apollo. Siamo tutti dei servitori, siamo servi che abbiamo portato e seminato in voi la parola. Ma non siamo noi che la facciamo crescere questa parola, è Dio. È Dio, voi siete il campo di Dio. Noi abbiamo seminato, perché ci vuole sempre un seminatore. E giustamente un educatore verso i ragazzi, i giovani, un educatore, un testimone anche. Però poi è Dio che fa crescere, è il Signore. Ed è quindi importante questo. A volte diciamo tante parole, tanti insegnamenti, dovremmo saper tacere anche un po', tacere per lasciare il posto a Dio, appunto, di parlare. Invece pensiamo che se non parliamo noi, Dio non parla. Non è così. Dobbiamo tacere per lasciare il posto a Dio, perché Lui vuole stabilire con ogni persona che crea un suo rapporto personale e lo aiuta a crescere giorno per giorno. Mi ha sempre suggestionato quell'espressione, per esempio, che abbiamo quando c'è la consacrazione di una suora, di un prete, eccetera, queste vocazioni, diciamo, un po' forti, no? Importanti, no? Ma anche il matrimonio, in fondo, in cui si dice a un certo punto, si invoca Dio dicendo: Dio porti a compimento l'opera, la vocazione che ha suscitato in te. Come dire, Lui è stato il seminatore in questo caso, e in questo caso, a differenza del seminatore umano, la fa crescere Lui, fino in fondo. Tu devi dare la tua buona volontà, metterci la tua disponibilità, ma è Lui che con grazia e forza produrrà frutto. Questo è un aspetto fondamentale della nostra fede, la fiducia assoluta nell'azione potente di Dio. In un mondo in cui viviamo, sembra che tutto dipenda da noi, dalle nostre forze, dalle nostre capacità, dai nostri programmi, dai nostri documenti, dalle nostre parole, da tutto ciò che facciamo. Se non facciamo, non produciamo niente. Non è vero. È Dio che produce. Lo dico sempre anche ai malati, malati, sofferenti, che sono a casa, che incontro. Non posso più andare in chiesa, non posso, so solo un po' pregare. Che se prega, prega Dio. E Dio farà cose meravigliose attraverso la sua sofferenza e la sua preghiera per la sua comunità, per la sua famiglia, per il mondo intero. È Lui che accoglierà tutto questo e diventerà Lui evangelizzatore, seminatore, cosa che faceva magari prima lei. Ecco, avere questa consapevolezza è essere umili e nello stesso tempo docili all'azione potente di Dio. E l'altra parabola, invece, bellissima anche questa, ci fa capire che la parola di Dio, il Vangelo, in mezzo a tante parole che sentiamo roboanti dalla televisione, dalla rete, dai giornali, da tante parole, insomma, a volte semplicemente inutili, ma al di là di questo giudizio, c'è questa parola sì, piccola, semplice, che può essere soffocata, sembra che sia quasi soffocata,
E dice Gesù che la parola di Dio è la più piccola delle parole, è il granello di senape, che se tu te lo metti da una mano, basterebbe, ecco, averlo, ecco, no? Da noi, ecco, non si usa, ma se tu te lo metti nella mano, neanche ti accorgi di averlo, perché è talmente piccolo. Però diventa poi un grande albero una volta seminato nel terreno. Allora vuol dire che questa parola produce frutto, può diventare un grandissimo albero, cioè può diventare qualcosa di meraviglioso, anche se all'inizio sembra debole, molto debole la parola di Dio rispetto alle tante parole che la gente sente. E invece non è vero. La parola di Dio è l'unica che bucca, che entra nel cuore e che permette di convertirsi, di cambiare, ti dà speranza, ti dà vita. E magari stai nevasa lì per tanti anni, ma se è stata seminata da te genitore, educatore, da te testimone, alla fine è capace di rinascere in maniera esorbitante, improvvisa, meravigliosa. Quante conversioni di gente che arriva dopo 30 anni che non si è confessata, cioè, tante situazioni difficili della vita hanno comportato questo allontanamento, alla fine succede qualcosa. Succede qualcosa perché qualcuno gli ha messo questo seme. Quel piccolo seme non è assolutamente possibile toglierlo. E questo è di nuovo, ecco, un invito alla speranza, per rendere la nostra vita serena e sicura e soprattutto aprire il cuore perché il seme del Vangelo, del Regno di Dio, possa veramente essere depositato in noi, lasciando che poi questo seme produca un frutto grandissimo con la nostra umiltà e la nostra obbedienza. Buona domenica.